ai relatori che ci hanno dato e agli interventi successivi che ci hanno dato un quadro che io reputo molto importante. Penso che abbiamo fatto una bella cosa oggi. Chiarisco subito un punto che abbiamo già detto. Noi abbiamo fatto questa iniziativa perché vogliamo diventare consapevoli, come tutti, della complessità dei problemi di cui si è trattato. Ma noi abbiamo fatto in primo luogo questa iniziativa per dare sì risposte generali e complessive, ma in primo luogo per interloquire con i soggetti che più da vicino, che pagano doppiamente, perché pagano quella che è la crisi di questa società nel suo complesso, pagano la grande crisi ambientale, come tutti i cittadini, ma pagano anche in termini di distruzione, di condizioni, di una storia di lavoro, di storie umane e personali in cui si bruciano competenze e si bruciano vite. Noi vogliamo riuscire ad andare insieme alla FIOM e ai soggetti che si interessano di queste problematiche, che sono coinvolti, a cercare di portare e costruire insieme ai laboratori dei percorsi per uscire, perché su una cosa c'è il bene e il male genericamente, e quindi pensare se no non saremo quello che siamo. E allora quella resistenza che i laboratori stanno portando avanti, il punto però è come implementarla quella resistenza. Io sostengo da molto tempo, abbiamo fatto anche un bel seminario in Lombardia con la FIOM regionale un'altra volta, c'era Roberto Romano, c'era Andrea Di Stefano e c'era il segretario regionale di allora, in cui noi sostenevamo già allora una cosa che ha ripreso anche qui Michele oggi. Noi ci troviamo in questo momento nel mondo, in Italia ancora di più, ai fallimenti acclarati del mercato, fallimenti giganteschi, fallimenti verso il pianeta, fallimenti verso la vita, fallimenti verso le persone. Questi fallimenti del capitalismo, io penso che siano nella percezione del paese oggi, più di ieri, più di un po' di tempo fa. E la demonizzazione del pubblico, che c'era, che c'è ancora, ma che era molto forte, è stata molto forte negli ultimi decenni, io penso che possa cominciare ad essere messa in crisi e che possa cominciare a passare il ragionamento che il mercato, lasciato a se stesso, con le palle, che è in grado di creare ricchezza, al contrario, e di creare benessere e di salvaguardare la vita, migliorare il progresso, eccetera, eccetera. Il mercato si sta dimostrando la iattura di questo momento storico. Allora, siccome a questi fenomeni generali, siccome in virtù di quel capitalismo, lascio gli aggettivi che abbiamo, diciamo per essere buoni, familiare, familistico, nell'epoca poi della finanziarizzazione, dove prevalgono gli interessi della finanza sugli interessi della produzione, questo capitalismo in Italia sta distruggendo, oltre che portando come nel resto del mondo al disastro ambientale, sta distruggendo il sistema paese. Hanno cominciato col far fuori l'elettronica, hanno fatto fuori le telecomunicazioni, hanno fatto fuori un po' alla volta tutto. Questo paese, nei processi europei e mondiali, rischia di diventare un mezzogiorno, come dice Garibaldo e altri. C'è un processo di mezzogiornificazione in Europa che porta al declino e alla distruzione di capacità produttiva, tecnologica e di redditi anche di conseguenza, e a cascata a tutti i livelli, perché noi sappiamo che quando decadono questi aspetti, poi decadono tutti gli aspetti anche della vita morale, intellettuale, eccetera, eccetera. Un processo di distruzione di un sistema paese su cui, ed è qui il punto, ma se il capitale
Perché parliamoci chiaro, noi è possibile che arriveremo a una reale unificazione europea, non ci scommetti, ma è possibile. Ma anche se arrivi a un'unificazione europea, un'unificazione europea con un mezzogiorno, con un sud depresso, arretrato e progredito, è possibile? Non è che siccome si realizza l'unificazione europea si modificano i rapporti di qualità e di contributi in termini produttivi, di progresso, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere anche l'Unione Europea e rimanere quell'area che oggi è per noi il Sud Italia, che voi lo sapete, il Sud Italia in tutti i parametri europei è al 280esimo posto, una cosa impressionante. E allora, è qui il punto. I lavoratori dentro i processi da soli non ce la fanno. Possono essere la forza di resistenza, il perno su cui provare a costruire grandi alleanze sociali, istituzionali. Io ho fatto un esperimento nella mia zona, dico io perché ci ho messo una zona piccola, quindi talvolta le figure personali contano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo inventato una cosa. Abbiamo preso i delegati di tutte le fabbriche di Pisa e li abbiamo mandati a prendere a calci nel culo i sindaci della zona, chiedendogli: tu ti senti colpito dal fatto che questa zona viene depredata delle sue qualità e delle sue ricchezze o no? E siamo riusciti a mobilitare i sindaci di tutta la zona in un ragionamento complessivo, che è quello che faceva Michele prima. La possibilità, la necessità di mettere insieme lavoro, istituzioni, soggetti sociali, università, mondo intellettuale, mondo della cultura. Noi dobbiamo provare a sollevare una grande questione paese, una grande questione sul futuro della vivibilità, del lavoro e della qualità della vita delle persone in questo paese. Allora alimentare e ricostruire dentro i luoghi di lavoro, che è il nostro obiettivo principale, e anche questo convegno ha come obiettivo principale quello che stiamo provando a perseguire, ha questa funzione di provare a ritessere, non perché pensiamo che oggi la classe operaia possa tornare a avere il ruolo che ha avuto, eccetera, eccetera, ma in una dimensione nuova possa avere un ruolo importante. Allora, se la situazione è questa, però, e non faccio tutta la statistica, parlerei troppo a lungo di come siamo arrivati qui. La Fiat è la metafora del paese. La Fiat è la metafora del paese, dove c'è anche di peggio. Ma la Fiat, il tentativo produrre ricchezza per il capitale, per la famiglia, intensificando i ritmi del lavoro e di sfruttamento, eccetera, provando a competere quindi sui volumi e non sulla qualità, non investendo nell'innovazione di prodotto, certo, questo andava precisato ed è giusto, è la metafora di un paese che è peggio anche della Fiat, perché il sistema produttivo, sapete come è messo, e sapete anche le cause, ma dietro, come sapete tutti, tra le tante elementi che hanno concorso dalle privatizzazioni in poi alla distruzione delle grandi imprese, alle politiche di austerità di questa Europa, sono il prodotto di... hanno tentato di uscirne con due cose, in cui non cambia il senso però, seguito fino ad ora, in questi ultimi 30 anni, della regolamentazione del lavoro, attacco ai diritti dei lavoratori, e poi affiancamento di facilitazione del mercato, semplicemente facendosi fornitori di occasioni che il mercato deve cogliere senza indirizzare niente, quindi sostanzialmente quello che definiamo l'assenza totale di politiche industriali, che ha portato a una situazione già difficile, continuato a peggiorarla, e invece che uscire dalla situazione in cui ci trovavamo, la situazione è peggiorata ulteriormente. Allora, le conseguenze le sapete tutti, sono pesantissime. Quella che si diceva: riduciamo i salari, riduciamo le regole, così
aumentiamo gli incentivi, così aumenta l'efficienza, aumenta la produttività, recuperiamo i divari con l'Europa, e non è, invece la situazione ovviamente è peggiorata ulteriormente e ci ritroviamo oggi in una situazione peggio di quella di prima. La stessa cosa si è detto, l'Europa nasce, siccome il cambio ridurrà i problemi di rischi di cambio, la libera circolazione delle merci e dei capitali e delle persone produrrà quel processo di convergenza, secondo la legge economica, quella dei vantaggi comparati, mi sembra che si chiami, per cui le aree arretrate, il capitale va a investire dove sono le aree arretrate, costa meno il lavoro, quindi quelle crescono e poi si ricomincia da capo. Col cazzo. La stessa cosa, investiamo per esportare, costruiamo un modello di sviluppo fondato sulle esportazioni, pensando di uscire in questo modo, si è visto il meccanismo che si avvita su se stesso e ovviamente se tutti vogliono esportare, come ci è stato detto prima, no. Insomma, una serie di ricette che sono, hanno mostrato, avvitando continuamente su se stessi, il fallimento totale del mercato e il fallimento totale quindi delle politiche da cui erano nati. Allora il punto è questo qui. Non entro nel merito, non rivendico, perché Michele e altri, quando noi dicevamo, eravamo ideologici, no? Quando negli anni 90, oggi da Corbyn alla Mazzucato a fiori economisti sono arrivati al fatto che il mercato c'ha problemi. Noi invece, quando negli anni 90 ponevamo questo problema, opponendosi alle privatizzazioni, eccetera, eccetera, o chiedendo la riduzione d'orario, eravamo i passatisti, gli arretrati, eccetera eccetera. Io credo che oggi non entro nel merito della finanziaria, perché che continua quelle logiche, mi sembra evidente, che dicevo poco fa, non vale la pena. Per arrivare a che cosa faccio questo ragionamento? Perché non se ne esce, o c'è una grande alleanza sociale fondata su quelli che ancora hanno resistito e che riescono ad allargare le alleanze e fanno una battaglia perché il pubblico torni ad avere un ruolo in questo paese e assuma su di sé, insieme al ruolo di programmazione e di indirizzo, anche quello dove è necessario l'intervento pubblico diretto. Secondo me bisogna romperlo questo tabù. Io non penso che si possa procedere a nazionalizziamo tutto, no? Perché non abbiamo neanche uno Stato che ha le competenze per fare questa cosa qui. Non è solo perché possiamo permetterci di ragionare su indirizzi precisi a partire da settori specifici e indirizzare attraverso una programmazione, un mix di programmazione, di incentivi e di presenza diretta laddove è necessario, a indirizzare le scelte di questo Paese in questa direzione, in una direzione nuova che è quella che è emersa stasera, e dico due parole. Sottolineo una cosa, noi però parliamo di piano per la riconversione ecologica dell'economia, ma parliamo anche di piano per il lavoro. Oggi non ne abbiamo parlato, però è emerso chiaramente che questa la strada verso cui andiamo probabilmente vedrà una riduzione delle auto, vedrà una riduzione dei volumi produttivi, vedrà una riduzione, un'innovazione tecnologica, la cosa più probabile è che ci sia anche una riduzione dell'occupazione. Allora, il piano del lavoro è una cosa un po' più ampia, che riguarda una serie di strumenti da mettere in atto quando tu intervieni sulle riconversioni, ripeto, dove è necessario anche intervenendo direttamente come pubblico, ma lì fai una serie di operazioni, lì direttamente attraverso la riduzione dell'orario di lavoro e attraverso una riconversione che vada verso una buona occupazione. E poi però ci sono altri settori a bassa intensità di capitale, dove, che non c'entra niente con il settore di cui stiamo parlando, dove invece il piano sull'occupazione deve lavorare a tutto campo, dal recupero dell'ambiente, da tutta una serie di cose in pubblico, la produzione di beni comuni, il lavoro di cura, la ricerca, la scuola, l'istruzione, cioè un piano generale sull'occupazione, perché fare solo un piano su questa cosa non è sufficiente. E bisogna essere credibili quando si fa questa roba. Se tu vuoi fare delle alleanze sociali,
Se vuoi per un verso ricomporre il mondo del lavoro dentro gli obiettivi che ti dai, perché non ti basta mettere insieme i pur bravi e resistenti metalmeccanici, devi provare a mettere insieme tutte le figure che sono state frantumate, disgregate, divise, separate nelle varie forme di precarietà, di bassi salari, di lavoro intermittente, eccetera, eccetera. Quindi la proposta che devi fare deve tener conto di queste cose. Riduzione dell'ora di lavoro è uno di questi, molto importante. Per quanto riguarda il ruolo del pubblico, oggi io personalmente penso che solo un forte intervento pubblico può affrontare le fragilità del sistema industriale italiano e contemporaneamente creare nuova e buona occupazione, come dicevo, il passaggio della salvaguardia dei salari, dell'occupazione, della riduzione dell'orario di lavoro. E questo va collegato naturalmente con un problema che è emerso qui, che è operazioni redistributive, perché noi abbiamo insieme a un problema, è stato detto anche oggi, non mi ricordo quale dei relatori, ma ha posto il problema che non esiste che tu sopravvivi con un mercato interno così asfittico e quindi non rilanci neanche l'automobile, non rilanci le altre cose, se la domanda aggregata di questo paese rimane ai livelli in cui è dal massacro che sono stati sottoposti i salari. Su quanto riguarda questo settore specifico, io penso che occorra agire a tre livelli che sono emersi nella discussione. Uno è un piano energetico nazionale, dentro cui ci siano i ragionamenti che sono stati fatti. Perché se non c'è il piano energetico nazionale, non ci sono quelle operazioni di grande rilievo che ha sottolineato Andrea Di Stefano, dandoci anche delle cose precise. L'indicazione della SNAM e anche l'altra che ha fatto, cos'era l'altra? E di Terna, a me sembrano indicazioni rilevanti. Allora, un piano energetico nazionale che oltre agli investimenti, la ricerca delle energie alternative e dei metodi di produzione di energie alternative, il professore ha detto una cosa di cui fare tesoro: se tu per produrre l'elettricità o per produrre il combustibile è più quello che sprechi di quello che realizzi, è un problema. Quindi il ragionamento da economia circolare e quel grafico pazzesco in cui si vede cosa recupera la Svezia, che non è un paese arretrato, è un paese industrializzato, mi sembra un'indicazione importante da seguire. Lì è chiaro che c'è un problema, e quindi un piano energetico nazionale che metta dentro questa cosa qui e investa davvero lì è, cioè io ho avuto, ce l'avevo, avevo già letto cose che ha scritto Michele, perché sto studiando, mi hanno messo a fare questo lavoro, che ha scritto Garibaldo, che ha scritto Roberto, che ha scritto Andrea, avevo già letto e mi ero già fatto l'idea che l'infrastrutturazione per i nuovi modelli di mobilità è un pezzo fondamentale, allora, e che può produrre occupazione e che può produrre nuove livelli industriali, produttivi e occupativi e occupazionali. E oggi io esco con qualche idea più chiara, come trovo molto rilevante, anche questo ce l'avevo abbastanza chiaro, ma oggi è emerso chiaramente, un ruolo del pubblico che non è legato solo agli interventi per indirizzare o dirigere o coordinare vari settori, per esempio l'importanza che è stata data da Roberto a tutto il sistema dell'automotive, per indirizzarli nella direzione dell'innovazione che diciamo, ma c'è un problema che è stato sottolineato, richiamato dal professore ma anche da altri interventi, ed è quello dell'intervento pubblico sugli indirizzi per la mobilità che portano con sé gli indirizzi sull'urbanistica. Perché uno dei giganteschi problemi che noi abbiamo è che tra gli altri disastri del capitalismo, nei sistemi urbani, nel sistema dei consumi e nei sistemi della distribuzione delle merci e delle reti dei consumi, si è spinto tra
traffico privato su gomma, modalità pazzesche. Io lo so, ma vi è chiaro che per esempio il Veneto è oramai un'unica grande conurbazione, come Los Angeles il Veneto. Allora un sistema abitativo sparato, sparpagliato in ogni modo, a Monaco mi è stato spiegato, questo parlo di qualche anno fa, adesso non so com'era, succedeva a Monaco qualche anno fa che non c'era un'abitazione o un luogo pubblico distante più di 600 metri da una fermata del tram. Non so se vi è chiaro cosa comporta. In Italia, per collegare e favorire la mobilità in un sistema urbano dove lo sprawl, lo sparpagliamento delle abitazioni, lo sparacchiamento di ville topoli in qualsiasi pezzo di campagna della pianura lombarda, crea problemi enormi di mobilità. Allora il ruolo del pubblico nel definire dei piani della mobilità per questi spazi e nel definire indirizzi urbanistici per il futuro totalmente diversi è un pezzo fondamentale e decisivo. E quindi c'è una cosa da questo, c'è il pubblico può fare quindi tantissime cose se decide di fare il pubblico, se decide che il destino del paese, il futuro del paese, il disegno del paese, il disegno di tutti gli aspetti del vivere umano del proprio Stato è solo competenza del pubblico. Naturalmente io non la faccio lunga, ma io penso a un pubblico rinnovato dove la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini acquista un peso fondamentale. Non il pubblico dirigista che prova a fare danni invece che andare a dire. Penso che queste forme di indirizzo vadano coordinate con queste cose. Mi avvio rapidamente alle conclusioni. Quindi in Italia ci sono le energie, le possibilità, a patto che lo si voglia, a patto che non si voglia seguire quella che sembra essere l'ipotesi della Fiat. Il rischio Fiat, il principale, mi pare, è stato forse detto, sia quello di parassitare, di aspettare le innovazioni degli altri per parassitarle e poi pagare dazio, che andava bene quando lo fece l'IRI in Italia tra il 45 e il 60, che prendeva brevetti americani e pagava l'assistenza americana perché doveva costruire. Ma poi l'IRI nel 60 fu l'unico soggetto industriale italiano che investì l'ira di Dio in ricerca e sviluppo. Ho letto l'altro giorno una relazione di Banca d'Italia che dice chiaramente che i privati non volevano o non potevano investire, e fu l'IRI a fare i grandi investimenti in ricerca e sviluppo, che gli permise nel giro di 10 anni, gli permise all'IRI nel giro di 10 anni di passare da acquirente assoluto di brevetti e licenze e assistenza tecnica dagli altri a venditore di brevetti e di licenze tecniche. Quindi un ruolo importante. Poi purtroppo sapete dire la gestione clientelare, la politica. Un'ultima cosa, noi oggi abbiamo parlato molto e rimando un altro seminario, sto seguendo le linee della Fiomma, qualcuno mi accuserà, del cosa e per chi produrre. Non abbiamo parlato del come produrre, dove il come produrre richiama le condizioni dei lavoratori e quali sono. Da questo punto di vista è chiaro che questo è un tema gigantesco da approfondire e da connettere con i percorsi di cui stiamo parlando, perché se noi connettiamo questi elementi, se torniamo su quell'elemento, riusciamo a fare una cosa fondamentale: si può coinvolgere i lavoratori e i soggetti sociali nel diventare sempre più protagonisti di scelte che riguardano tutti, coinvolgendo poi tutti i soggetti necessari. Se noi non riusciamo in questa cosa a coinvolgere i lavoratori, secondo me la strada è molto difficile.
Io spero, mi dicevano i compagni di Torino, un'ultima cosa, sicuramente sto dimenticando molte cose, però non c'è bisogno, perché ognuno va via stasera con tante idee in testa da rielaborare, quindi non credo di dover riprendere niente. Solo una cosa, mi hanno detto i compagni di Torino di dire che questo lavoro continua, che pensano di continuare il lavoro, mi ha scritto Giorgio, con una assemblea per provare a interloquire direttamente con i lavoratori e capire insieme ai lavoratori, ovviamente quando parlo dei lavoratori parlo anche dei sindacati che ci sono vicini, per prendere iniziative e per capire come costruire quelle mobilitazioni, quella forza necessaria per ridurre quel cambiamento che altri non vogliono far arrivare. Grazie.